Dopo aver visto dal punto di vista economico il piano Marshall e il Comecon, quindi le due strategie che porteranno i due blocchi a esprimersi in maniera diversa e a raggiungere risultati differenti, vediamo su cosa scoppia poi quella che noi chiameremo a tutti gli effetti guerra fredda. Il primo passo di questa cosa, è l'unificazione delle tre aree di influenza della Germania Ovest. Abbiamo detto negli altri video che a nord c'era l'Inghilterra, la Francia e poi gli Stati Uniti. E ogni stato doveva in qualche modo sfruttare la Germania per recuperare i danni di guerra. Questo non prevedeva ovviamente la nascita di uno stato unitario. Questo è il motivo per cui si chiamava Repubblica Federale Tedesca. Erano tre stati uniti, che però non avevano nulla a che fare l'uno con l'altro e ognuno e non avevano alcuna libertà amministrativa. Nel momento in cui, dal punto di vista amministrativo, questi tre stati vengono unificati e quindi viene costituita un'unità amministrativa, seppur sotto le dipendenze di paesi stranieri, almeno formalmente, l'URSS mangia la foglia, capisce che c'è il problema, e inizia a dire: ma non è che questa misura poi porterà in qualche modo alla nascita nuova di uno Stato tedesco, cosa che non abbiamo contrattato né a Potsdam né a Yalta. E il passo successivo che compiono gli Stati Uniti è giusto appunto quello dell'unificazione del sistema monetario di queste tre zone. Insomma, sta nascendo un nuovo Stato che sarebbe stato autonomo e che in qualche modo sarebbe stato il baluardo estremo della resistenza contro l'Unione Sovietica. Di fronte a questo, l'Unione Sovietica ovviamente interpreta questa cosa come un rompere i patti che ovviamente porta l'Unione Sovietica ad aumentare le restrizioni. Nel frattempo, che cosa era successo? Che la città di Berlino, anche come capitale tedesca, era stata suddivisa in quattro aree. Però le tre aree di inglesi, francesi e statunitensi erano di fatto circondati dall'area che apparteneva alla Germania Est e che quindi era sotto l'influenza della Russia ed era circondata completamente da territorio che apparteneva all'influenza dell'URSS. Di conseguenza i russi che cosa fanno? Tentano un blocco alla città di Berlino. La città di Berlino era sempre stata raggiungibile via terra attraverso i territori dell'URSS, ma così riescono in qualche modo a creare un blocco alla città di Berlino. Per tutta risposta, gli Stati Uniti potrebbero mollare la città di Berlino. D'altronde si tratta di 2,5 milioni di berlinesi che vivono in una zona praticamente circondata dai russi, per cui poteva essere una perdita accettabile da parte delle potenze occidentali, le quali però non vogliono assolutamente cedere terreno all'URSS. E infatti, che cosa succede? Costituiscono nell'arco di pochissimi giorni un ponte aereo. Ragazzi, un territorio che viene completamente isolato, nell'arco di poco tempo rimane senza benzina per il riscaldamento, senza petrolio per i riscaldamenti, senza cibo, senza le forniture delle più fondamentali cose che servono per il funzionamento di uno Stato. Per cui su questo puntavano i russi, era un assedio a tutti gli effetti. Nell'arco di pochissimi giorni l'USA riesce a costruire in territorio sovietico e circondato dal territorio sovietico un aeroporto e in questo aeroporto riesce a recapitare nell'arco di pochissimo tempo un tonnellaggio importante di roba di prima necessità, di qualunque cosa potesse servire alla città di Berlino. Nell'arco di pochissimo tempo, nei primi 100 giorni del blocco, vengono scaricati nella Berlino Ovest 258.000 tonnellate di roba. In alcuni casi si raggiungono addirittura 5.500 tonnellate al giorno, di roba. Quindi, insomma, il ponte, aereo degli Stati Uniti funziona perfettamente. E soprattutto dimostra in qualche modo all'URSS il fatto che gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di mollare la presa sull'Europa e di cedere neanche un passo all'URSS per l'avanzamento dell'URSS in Europa. Questo porta immediatamente come conseguenza
visto che l'URSS aveva già agito in maniera forte con la chiusura di Berlino, la creazione di un compatto accordo contro l'URSS, accordo che fu siglato il 4 aprile del 49, il cosiddetto Patto Atlantico, che venne sottoscritto da, oltre che dagli Stati Uniti e dal Canada, anche dai principali paesi europei: Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia e Portogallo. La Spagna, ricordiamo, era sotto la dittatura di Franco, filofascista, quindi stava facendo un'altra storia separata. Il Patto Atlantico si traduce nel cosiddetto accordo NATO, appunto North Atlantic Treaty Organization, che porta come conseguenza l'organizzazione di una forza comune dal punto di vista militare contro il blocco sovietico. Attenzione, perché le basi NATO sono quelle che ancora oggi ci sono in Italia, per esempio una c'è a Brindisi, ma ce ne sono diverse in Italia, e che è il motivo per cui abbiamo visto la settimana scorsa spostarsi 30.000 soldati americani da un posto all'altro. Sono accordi internazionali che sono sempre esistiti. Nel 1955 i paesi dell'Europa comunista, per rispondere a questo accordo militare, a questo patto di non aggressione che sarebbe il Patto Atlantico, costituiscono il cosiddetto Patto di Varsavia. Ovviamente il Patto di Varsavia non aveva lo stesso grado di liberalità che aveva il patto della NATO, cioè i paesi furono costretti a sottoscrivere il patto di Varsavia, i paesi sotto il controllo russo. Con questo chiudiamo la spiegazione per questa settimana e ci aggiorniamo la settimana prossima.